Si è tenuto ieri presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno la nuova tappa del progetto Storia Salernitana, ideato dal consigliere Dante Santoro, a cui hanno partecipato gli studenti degli istituti scolastici Galileo, Di Palo, Da Procida e Focaccia. In 2 anni, 2.000 studenti e oltre 10 scuole sono andate alla scoperta della storia di Salerno, divenuta materia di insegnamento in molti istituti del capoluogo. Durante l'evento sono stati consegnati i compendi sulla storia di Salerno per le biblioteche scolastiche. Continuiamo a rendere il Comune di Salerno la casa dei giovani. Ormai abbiamo superato i 1.500 studenti che sono venuti in visita qui nelle stanze del Comune. Al Salone dei Marmi è un luogo di storia, il luogo di Salerno capitale, delle riunioni che hanno cambiato poi la geopolitica attuale. Noi stiamo con gli studenti riscoprendo la grande storia della città di Salerno. Faremo un percorso poi fino ad arrivare al Giardino della Minerva. E tutto ciò fa parte di un progetto importantissimo, che è quello appunto di far diventare la storia salernitana materia scolastica. Con noi i giovani diventano protagonisti di una nuova fase in città. Ricordiamo col gruppo Giovani Salernitani, abbiamo presentato per la prima volta in un capoluogo di provincia italiana una lista che aveva l'età media di 27 anni. Quindi è soltanto il prosieguo di una missione, quella di rendere i giovani protagonisti attivi, soggetti attivi di un cambiamento, di una valorizzazione anche del territorio, piuttosto che come avveniva in passato, dove vedevamo i giovani fare i figuranti o essere semplicemente oggetto di discorsi. Questa missione andrà avanti perché noi vogliamo creare lavoro. Ricordiamo questa parola che ormai è diventata utopia: lavoro con il patrimonio da valorizzare di questa città. Un patrimonio immenso, dimenticato dalla politica per anni, che noi abbiamo rimesso al centro di un dibattito e di un concorso anche di idee, con delle menti che si uniscono per dire cosa possiamo fare per valorizzare quello che di bello, di storico, di culturale abbiamo in città. Quindi andremo avanti con questo progetto, abbiamo avuto l'adesione di più di 10 scuole in 1 anno e mezzo, abbiamo più di 2.000 studenti delle scuole salernitane che si approcciano alla storia di Salerno. Siamo contenti di ciò, oggi è una tappa di un percorso importantissimo, rivoluzionario, perché abbiamo rivoluzionato un metodo. E quindi il progetto di Storia Salernitana oggi segna un altro grande passo. Andremo avanti perché con noi i giovani diventano protagonisti della vita politica, sociale e culturale della città di Salerno.